La scelta del comune di Boffalora sopra Ticino di ricorrere al TAR contro la variante di Ponte Nuovo e quindi contro il progetto definitivo della superstrada Vigevano-Malpensa non poteva che scatenare reazioni. Questo perché Boffalora è un comune da anni amministrato dalla Lega e ciò significa che il fronte del no al progetto va a comprendere anche un comune di centrodestra da sempre favorevole all'opera e i cui amministratori sono stati in questi anni favorevoli al prolungamento da Magenta verso Ozero e Vigevano. Il primo a prendere posizione è stato Domenico Finiguerra, sindaco di Cassinetta di Lugagnano, da sempre alfiere del fronte del no e che dallo scorso inverno fa notare come il blocco del centrodestra in realtà non lo sia. Questo appunto per i pareri contrari espressi già in conferenza dei servizi proprio da Boffalora e anche dal Parco del Ticino. Finiguerra coglie così l'occasione per rilanciare nuovi ricorsi e nuove battaglie politiche e legali per impedire la realizzazione dell'opera. Tra comuni, parchi, città metropolitana di Milano, tutti contrari al progetto ANAS, ormai è accertato che la maggioranza degli enti coinvolti si è espressa negativamente sul progetto, ha detto il sindaco di Cassinetta di Lugagnano. Se aggiungiamo anche i comitati di cittadini e le 14.000 firme raccolte, è chiarissimo come quest'opera non sia ben voluta, ma solo imposta dall'alto, continua Finiguerra. Confidiamo ancora nel buon senso. A breve avremo naturalmente, come sindaci e comitati, un'audizione presso il Parlamento europeo. E infine l'ultimo annuncio di Finiguerra. È pronto anche un nuovo ricorso al TAR.